questo speravo che fosse abbastanza ovvio. Allora, direi di andare con lo stacco musicale, perché dopo si parlerà del Canada, quindi ce n'è un po' da dire. Il prossimo stacco è Breeze. Siamo tornati qua col Canada. Il Canada c'è da osservare le montagne rocciose, che è sicuramente un ottimo panorama per chi, per esempio, come me, ama i paesaggi. Il Parco Nazionale del Banff, dove ci sono i laghi Louise e Moraine, il Parco Nazionale di Jasper, dove si possono anche vedere orsi bruni, grizzly e lupi. Propone dei grandi laghi meravigliosi, il Menin e il Medicine, ospita grizzly, wapiti, cervi canadesi, caribù e centinaia di castori. Altri siti interessanti, il Fraser Canyon, le forme e i colori violenti della piccola catena montuosa di Spectrum e delle cascate di Ulen di Twelsmoor. Una piccola curiosità geologica delle Badlands del sud dell'Alberta, i Hoodoons, cammini delle fate con forme molto particolari modellate dal vento incessante dei monti. Sull'isola di Vancouver c'è la grande foresta della Cathedral Grove, dove ci sono degli ottimi esemplari di pini, che sono alberi di verde scuro che superano i 70 metri di altezza e 800 anni di età. Poi sono i ghiacciai, iceberg, foreste boreali, parchi nazionali, il Wood Buffalo,
con centinaia di bisonti, il Kluane nello Yukon, i laghi dai nomi evocativi, il Grande Lago dell'Orso, il Grande Lago dello Schiavo, caratterizzano tutta la regione più grande e più fredda del Canada. Restano quelli del nord-ovest, poi dove sono ancora iceberg, itinerari per i grandi parchi, pesca di fiume, sci invernale. I fiumi per i monti del Mackenzie, il fiume Nanami Sud ha visto sorgere intorno a sé un parco nazionale del Nahanni, con tre profondi canyon. Anche questo è un sito che è un patrimonio dell'umanità UNESCO. Cascate per la Virginia, sorgenti calcaree. Il Rabbit Gate, il fiume Nanami Sud, sfocia nel Mackenzie. Come fauna, ve l'ho detto, ci sono lupi, bisonti, eccetera. Molti altri. Come città c'è Victoria, un'impronta britannica, capitale del British Columbia, sull'isola di Vancouver. Poi c'è appunto Vancouver, bella e cosmopolita città a ridosso delle montagne. Edmonton è un mix interessante tra storia locale, la ricostruzione di Fort Edmonton, ed è zona dedicata allo shopping. Calgary, che si distingue infine per il suo particolare felice che occupa i piedi delle montagne rocciose. Poi andiamo subito con le piccole info prima di andare avanti. Ambasciata del Canada a Roma, www.canada.travel, per i cittadini dell'Unione Europea è sufficiente un passaporto valido per un soggiorno inferiore ai 3 mesi, con biglietto di ritorno e di prosecuzione che può essere richiesto dalle autorità durante i controlli. Sarà bene verificare l'assicurazione di infortuni e malattie perché i costi santuari sono esorbitanti. Il viaggio aereo da Roma, da Fiumicino, quindi sono tra le 8 e le 10 ore per un totale di 6.000 km, meno 5 ore alla costa est, meno 8 ore alla costa ovest, quindi sono due fuse anche qua. 2.000 euro per una settimana multiattiva, motoslitte, escursioni su racchette in Quebec. Il medesimo prezzo indicato vale per una decina di giorni, compresi volo, autonoleggio in Quebec. Stessa cifra per una dozzina di giorni con visita guidata in autunno. Il soggiorno nell'ovest è invece più caro. Due lingue ufficiali, l'inglese e il francese. L'inglese al 62% e il francese al 25%. Dollaro canadese, chiamato piastre dagli abitanti di Quebec. 1 euro equivale a 1,35 dollari canadesi. Ci sono sul territorio la maggioranza di inglesi 34%, francesi 23%, amerindi 2%. La maggioranza dei canadesi vive nelle città, ma la capitale Ottawa è meno popolata di altri centri come Toronto, Montreal e Vancouver. Il 44% dei canadesi è cattolico e il 30% protestante. Come festa abbiamo il Carnevale di Quebec a febbraio, a luglio il Festival Jazz a Montreal, Festival del Rodeo a Stampede e a Calgary. Andiamo subito con l'est, dove a est ci sono nella terra dell'Inuit c'è il Nunavut, quindi che è un lago comunque. L'Ontario vanta uno dei luoghi più frequentati dai artisti, anzi dai turisti di ogni nazionalità. In questa parte del Canada il fiume Niagara, quindi il famoso fiume del Niagara, dopo un percorso largo e lento, si lascia improvvisamente cadere dall'alto di una cascata di 52 metri di altezza, creando uno dei spettacoli della natura più impressionanti visitati al mondo. Altri parchi nazionali dell'est sono molti, innanzitutto Lago Algonquin, vicino a Whitney, e poi Quetico. È la regione dei Grandi Laghi. È consigliabile anche di guardare il lago Huron, per esempio, e il lago Superiore e le cascate di Kakabeka. Come città abbiamo Toronto, ovviamente, che è una più grande rivale di Montreal come più importante città canadese. Poi abbiamo Ottawa, che è legata anche un po' ai margini, però è sempre una bellissima città. Anche qui c'è la Nuova Scozia, dove sono foreste, laghi, il parco, vari parchi regionali. La città di Halifax e Sydney danno una ragione alla valenza turistica ingiustamente poco conosciuta. Come altri posti sono l'isola di Prince Edward e l'isola di Cap Breton. Sulla costa nord-orientale abbiamo del Labrador, abbiamo un po' anche qui di paesaggi, di fiorindi, di varie cascate, e poi l'isola di Terranova, quindi che prende il nome anche il cane, il famoso cane.
Come però una boccata d'aria pura per ogni viaggiatore di tutto il pianeta, l'entusiasmo suscitato dalla natura canadese, intatta e ben tutelata, ampiamente giustificato. Un paese che può essere visitato in mille modi, al tour organizzato il viaggio fai da te. Per visitare la parte centrale del Canada è ancora costretti a spendere molto, moltissimo direi. Non bisogna confondere realtà e folklore nelle riserve indiane, quello che appare spesso è il frutto di tradizioni consolidate che meritano rispetto, che non sono un teatrino per i turisti. E poi andiamo nel Quebec, che è la città secondo me più importante di questo paese. Ci sono dei valli perpendicolari al Gran Fiume San Lorenzo, quindi molto belle. Ci sono i fiumi, anche qua il Monte Tremblant, che è molto conosciuto. Lì, le isole del Maddalena, che con il forte vento batte una terra che scoraggia la crescita delle piante, ma nelle cui acque vivono poche foche con i loro cuccioli. Baleontre azzurre ci sono anche, attualità invernali, per esempio ci sono, è molto famosa per gli sport invernali, quindi 36.000 km di piste unisce le antiche canoniche a quelle invenzioni recenti. Oggi la tendenza è quella del safari in motoslitta, oppure si può scegliere se guidare una slitta trainata dai cani o fare un'escursione con le racchette da neve. Quindi come città appunto abbiamo Montreal, molto importante. E Quebec City, e poi ci sono le varie tradizioni come il carnevale che propone corsi in canotto e un concorso di sculture di ghiaccio. Quindi questa è il Canada. Andiamo su con la prossima, Sunwales, e poi torno qua.